comune di Piovenna Rocchette è tra i primi comuni ad aver adottato la rivoluzionaria tecnologia IoT, risparmiando energia e contenendo di conseguenza i costi. Le notizie dall'Alto Vicentino. Sono molto gravi all'ospedale di Vicenza le condizioni di una donna di 60 anni vittima questa mattina di un investimento in centro a Breganzi, all'intersezione tra via Crosare e via Roma. Poco prima delle 9, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale nord-est, la donna, in sella alla sua bicicletta, è stata centrata dall'autocarro condotto da un trentenne di Malo che stava svoltando. Nell'impatto la ciclista, residente in paese, è caduta rovinosamente a terra riportando una serie di gravi ferite. Rapido sul posto l'intervento del SUEMA 118 che ha disposto il trasferimento della donna con l'elicottero. La sessantenne accolta al San Bortolo in codice rosso, disagi al traffico con la viabilità tornata regolare solo dopo 2 ore. Paura, ma fortunatamente non ci sono stati gravi conseguenze nello scontro fra 2 auto registratosi questa mattina poco prima delle 8 all'incrocio semaforico tra via Monte Pasubio e via Cuso a Zanè. Per cause non ancora chiarite, se ne occupa la polizia locale, sono entrate in collisione la Musa di un 41enne del posto e la Panda di un 70enne di Schio. Quest'ultimo è uscito di strada battendo un cippo segnaletico mentre la Musa ruotava su 180 gradi rimanendo però nella strada. I conducenti presentavano fortunatamente solo lievi escoriazioni a seguito dell'esplosione degli airbag. Piazza Statuto, gli scledensi la vorrebbero così. È quella del designer Matteo Navissi la proposta vincitrice del concorso di idee per la futura piazza. 88 le proposte arrivate, la premiazione lo scorso weekend all'Anificio Conte. A Navissi il gradino più alto del podio e un premio di 3.000 euro. Seconda l'idea di Tommaso Gasparin e Serena Vianello, premio di 1.000 euro. Al terzo posto Luigi Serie e Claudio Valcamonico con un premio di 500 euro. La giuria popolare si è invece espressa a favore delle proposte presentate dallo studio architettonico dal Collo di Schio, che ha ottenuto 68 voti sul totale di 999 preferenze espresse dai visitatori nel corso dei 2 weekend di apertura della mostra. 2 menzioni speciali per altrettante scuole, il liceo artistico e Martini e il Pasini, che hanno presentato 6 e 9 idee. In un clima di orgoglio, soddisfazione e riconoscenza per aver riportato la città al centro di scelte importanti, il sindaco Walter Orsi ha ringraziato quanti hanno collaborato per l'evento, rinviando a un vicino futuro il prossimo passo da compiere per realizzare di tante belle suggestioni l'idea che darà lustro alla piazza più importante di Schio. Vicenza.